È stata una doccia fredda ieri quando è arrivata questa notizia. L'altro ieri è arrivata la notizia del terzo contagiato. Si tratta di due persone, un uomo e una donna, che hanno già prima e seconda dose, e di una terza donna che ha soltanto la prima dose. Non riusciamo a capire come sia arrivato il contagio, perché queste sono persone adulte, anzi quasi anziane. Una è anziana e due quasi anziani, quindi sono stati a casa, non hanno avuto grandi contatti. Chiaramente hanno fatto la loro vita, qualcuno è stato in ospedale, qualcun altro è stato a Roma, però non riusciamo a capire concretamente come sia potuto capitare tutto questo. Chiaramente sale la preoccupazione. Perché? Perché nonostante i vaccini, facilmente è tornato il virus anche nella nostra comunità. La situazione di queste tre persone al momento è tranquilla, soltanto un po' di tosse in qualcuno, qualche linea di febbre, ma niente di eccezionale. Speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Abbiamo monitorato tutta quanta la rete dei contatti, sono tutti negativi questi cittadini. Adesso siamo in attesa dei provvedimenti dell'ASL per emettere i nostri provvedimenti di isolamento obbligatorio. La situazione sembrava essere molto più tranquilla, adesso qualche campanello di allarme in più scatta anche nella nostra comunità. Il mio appello è a non mollare, anche perché in questo momento forti prescrizioni, importanti prescrizioni non ce ne sono, quindi si basa tutto sulla responsabilità delle persone e sul loro senso del dovere, sul loro senso civico. Se mettiamo in campo queste attività ci possiamo salvare, in caso contrario c'è poco da fare, il virus avanzerà secondo me. Purtroppo.